Salve, eccoci alla seconda puntata di Cultura e Spettacolo Flash. Cominciamo subito con l'intervista del giorno, ma vi anticipo che è stata una divertentissima chiacchierata con un attore napoletano, direi alquanto vivace, un attore che da poco ha incominciato a lavorare in un albergo. Siete curiosi? Perfetto, allora vediamo subito di chi si tratta. Intervista del giorno. Allora, siamo a Napoli in compagnia di un attore particolare. Io direi la sua comicità altamente brillante, mai banale e soprattutto coinvolgente. Con noi Francesco Paolo Antoni. Mamma mia, mai banale, coinvolgente, brillante, ma quali aggettivi meravigliosi, grazie, non me l'aspettavo proprio, non me li merito, ma grazie, grazie, sei molto buona, molto gentile. Alla tua salute, che Dio ti conservi per tanti, tanti anni, così bella come sei. Grazie a Francesco. Vabbè, io mi devo far perdonare una cosina che sappiamo tra di noi, non la sveliamo. Allora, io comincerei subito a parlare del tuo ultimo lavoro teatrale, quindi Hotel Desdemona. Raccontaci un po' cosa succede tra il primo e il secondo atto, tu che da regista a un certo punto diventi Otello, cosa succede? Allora, guarda, in breve, praticamente trattasi di una compagnia di attori filodrammatici, capitanata da me, che sono il regista, che invece di mettere in scena, come solitamente accade nelle compagnie amatoriali che fanno sempre Edoardo, Scarpetto, quelle napoletane, lui decide di mettere in scena Otello perché vuole trattare come argomento il dramma della gelosia. Per cui il primo atto si sviluppa tra varie interazioni tra gli attori, di problematiche personali e un inizio di prove. Perché alla fine purtroppo il primo attore viene meno, il protagonista Otello, e io sono costretto a interpretarlo pur non essendo un attore e facendo solo il regista, quindi con tutte le conseguenze del caso, quindi con un suggeritore che starà sempre in scena, perché io da regista dirigo ma non mi ricordo la parte. Il secondo atto invece si sviluppa diversamente, il palcoscenico è diviso in due ambienti, a destra lo spettacolo in corso, quindi Otello, e a sinistra tutto quello che accade nei camerini, per cui diciamo che insomma è abbastanza dinamico e divertente. Sicuramente sì, un hotel improvvisato da vedere, assolutamente. Adesso passiamo a un'intervista un po' particolare, ti faccio vedere delle foto che vedranno anche i nostri telespettatori da casa a pieno schermo. Allora, guardando questo più che altro manifesto, cosa ti viene in mente? Quali sono le emozioni? Beh, questa è stata una emozione e un divertimento straordinario. Parliamo di A tutti coloro, un programma che vinse addirittura il Telegatto nel 94 come miglior varietà dell'anno. La radio è un mezzo straordinario perché ti consente di esprimere e manifestare tutto quello che ti passa per la mente, perché ti puoi inventare qualsiasi tipo di ambiente, lo spazio, insomma, qualsiasi tipo di ambientazione, per cui ci siamo veramente molto molto divertiti. Faticoso, perché in 2 anni facemmo più di 400 puntate, però veramente molto gratificante e divertente. Ok, passiamo alla seconda fotografia. Maron, quando ebbe il Cupido, ero pure chiatto lì, ero bello con i capelli, i boccoli, ma erano tutti i tuoi? tutti, tutti, dal primo all'ultimo, tutti i miei, e tenevo 30 anni là, non ero proprio ragazzino, ragazzina. E beh, un'altra esperienza esaltante, quando registravamo il programma si avvertiva che stavamo facendo un programma che sarebbe rimasto nella storia della televisione, per cui c'era un'esaltazione continua. Effettivamente un cult. Passiamo all'ultima foto. Ne giubate talk, parlamenci capai, Miciairo, è un'altra grande trasmissione, altro grande programma, anni d'oro della televisione, anni nei quali il varietà era varietà e si rideva veramente, ormai non si fa più il varietà, e questo era veramente una trasmissione cult. Sì, il giorno dopo la puntata di Mai Dire Gol si parlava esclusivamente di quello che era successo in Mai Dire Gol, è la trasmissione che mi ha dato la popolarità. Per cui sono grato ai Gialappa e al programma che meritava veramente tutto il successo che aveva. Mai preso ispirazione da un vero pizzaiolo? No,
No, ho preso ispirazione da un mio amico puteolano che si chiama Boccia, e per cui mi sono rubato il cognome e io mi chiamai Chair Bouch, parlavo più o meno come, esasperando naturalmente, però a Weitz, Giubada Dark, a Puteoli, un po' così si parla. Un po' così. Senti, ritornando nuovamente a Hotel Desnemona, gli appuntamenti dove possiamo mandare i nostri telespettatori in senso buono a vedere appunto? Sì, no, mandare intanto al mare, io direi. E poi probabilmente quest'estate dovrei fare qualche puntatina qua a Napoli dello spettacolo, non so bene dove e quando, e poi lo riprenderò da ottobre in poi in giro per l'Italia, compresa di nuovo a Napoli al Teatro Cilea, ma non saprei dire quando. Comunque insomma sarete avvertiti dalla pubblicità, mi raccomando, venitemi a trovare. Ma anche sul tuo profilo Facebook, io infatti ogni tanto sbircio e leggo dove sei. Sì, ne approfitto. Allora, caro Francesco, noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi, di aver condiviso questi momenti belli della tua carriera. Grazie a voi, mi fate sentire sempre vivo e attivo. Grazie a voi tutti, grazie ai telespettatori di Metropolis e arrivederci, buona estate, buone vacanze, a presto. E allora, era il divertentissimo Francesco Paolo Antoni con il suo ultimo lavoro teatrale, Hotel Desdemona. Auguriamo anche a lui una buona estate. E adesso noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, ma non muovetevi, torniamo subito. Lungo una tradizione. Da quattro generazioni di vignaioli, l'azienda vinicola Iovine produce il Don Luigi, un vino frizzante, leggero, piacevole, selezionando le migliori uve bianche e rosse dei Monti Lattari e rispettando il metodo di produzione tradizionale per ottenere un prodotto genuino. Un vino quotidiano, il Don Luigi, è la massima espressione dell'azienda Iovine, da non far mancare sulle tavole tutti i giorni. L'azienda Iovine è produttrice di una importante selezione di vini DOC, il Gragnano, il Lettere, il Pompeiano Bianco Frizzante, il Lacrima Christi del Vesuvio, Falanghina e l'Aglianico. La vasta gamma di prodotti possono essere acquistati direttamente presso l'azienda vinicola Iovine o nei negozi di fiducia. Abbigliamento uomo-donna Le Griff, via Cosenza 78, Castellammare di Stabia, telefono 081 870 4709. TDC, studio fotografico, contatti 333 39 70 616. X5, abbigliamento uomo-donna, Corso Vittorio Emanuele 35, Castellammare di Stabia, Napoli. Telefono 081 872 1876. Rieccoci, e allora è adesso il momento dedicato alla lettura, quindi librando. Eccoci a Librando, Luciano Ligabue, Il rumore dei baci a vuoto, una raccolta di racconti, dei racconti di uomini, di donne, di bambini, di legami, bilanci, legati da un filo conduttore che è l'amore. Assolutamente un libro non banale, interessantissimo, perché tra l'altro scritto nei minimi dettagli, quindi davvero interessante, da leggere assolutamente tutto di un fiato. È uscito da poco più di un mese, ma è già tra i primi in classifica. Carina anche in copertina la scritta "L'amore conta, conosci un altro modo per fregare l'amore", Luciano Ligabue, appunto tratto da una sua canzone. Quindi molto molto interessante, ve lo consiglio davvero tanto, Luciano Ligabue, Il rumore dei baci a vuoto. E 20
Olivetti in Campania. Cosa vedere, dove andare in questa settimana? Cominciamo subito con una festa alquanto golosa, la festa della zeppola e non solo, a Montoro Inferiore Avellino, dal 2 giugno al 5 giugno. Quindi non solo le zeppole classiche più golose con la Nutella, con la crema, ma ci saranno anche panini con salsiccia e insomma brace, eccetera, eccetera. Passiamo poi alla regata delle Torri Saracene, che si svolgerà a Castellammare di Stabia dal 2 giugno al 10 giugno, quindi una regata che è stata organizzata dall'omonima associazione e che come percorso si svolgerà quindi da Castellammare fino a Sapri, quindi toccherà il Golfo di Napoli e il Golfo di Policastro. Passiamo poi ad Amalfi, quindi dal 2 giugno ci sarà l'Orchestra dei Fiati della Costa d'Amalfi, in occasione proprio della 57esima edizione della regata delle antiche repubbliche marinare. Poi passiamo invece a Battipaglia con il Gram Pro 2012 che si svolgerà il 3 giugno, un'unica giornata che sarà dedicata proprio al make-up, al lifestyle, quindi a tutto quello che può costruire l'immagine, quindi nel settore della bellezza, e sarà quindi poi condotto da Francesca Rettondini. Abbiamo poi J-Ax in concerto, il meeting del mare di Salerno a Camerota precisamente, e l'artista promuoverà il suo nuovo album Meglio Prima. Poi abbiamo il 7 giugno, dal 7 giugno al 30 settembre, con una pausa estiva, il Napoli Teatro Festival Italia. E la prima proprio si svolgerà il 6 giugno, un'anteprima, al Teatro San Carlo di Napoli con la cantante israeliana Noah in concerto. E alla fine ci chiudiamo gli eventi in Campania con un'altra sagra golosissima da non perdere, la sagra delle ciliegie, che si svolgerà dall'8 giugno al 10 giugno a Forchia, quindi in provincia di Benevento. E con questo io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di venerdì. Però vi ricordo anche che potete seguirci sulla pagina di Facebook www.facebook.com/culturaespettacoloflash, oppure potete anche scrivere a rubrica flash @libero.it. Arrivederci!